Con le parole del nostro Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, che non chioserò, si chiude la cerimonia di apertura dell'anno accademico. La giornata però non finisce qui, come vedete dal programma. Lo ricordava il Ministro nel suo intervento, oggi come tradizione ha luogo il simposio annuale della scuola normale. Ringrazio Claudio Ciociola per l'organizzazione e il Ministro Massimo Brai per la sua disponibilità a tenere tra poco la relazione inaugurale del convegno. Prima di dare la parola a loro, vi voglio invitare in coda alla sessione di questa mattina, vi vorrei invitare a visitare la mostra che è in questo palazzo, la mostra è intitolata Arte Contemporanea al Palazzo della Carovana, e qui con noi il curatore della mostra, Stefano Pezzato, che potrà farvi da guida. E mentre visitate la mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Pecci, guardatevi intorno, continua il restyling della scuola normale, troverete novità anche rispetto a quello che avete visto l'anno scorso, forse anche la settimana scorsa per qualche particolare. Dopo la tavola rotonda del pomeriggio, poi, lo sapete, è previsto una preview per voi della mostra che aprirà domani, la mostra bibliografica Un itinerario tra biblioteche d'autore. Da domani sarà aperta al pubblico. E infine, questa sera, vi invito all'apertura della 47esima stagione concertistica della scuola. Mi complimento con il direttore artistico, il maestro Jeffrey Swan, che è qui con noi, ha scelto di aprire con energia e quindi avremo la sua proposta, la nona di Beethoven, questa sera alle 9. Mi congratulo col maestro. La stagione concertistica è realizzata con il sostegno determinante della Fondazione Pisa, saluto il presidente Claudio Pugelli che è con noi, e con la Fondazione Teatro. La Fondazione Pisa è nostro partner in molte iniziative. I lavori di restauro dello scalone che hanno intralciato la vostra entrata in questo palazzo questa mattina sono realizzati proprio con il sostegno della Fondazione. Molto altro abbiamo fatto insieme in questi anni e ringrazio a nome di tutti il Presidente Pugelli per questo sostegno. La scuola è da sempre custode attento del suo patrimonio edilizio. Anche l'altro cantiere in Piazza dei Cavalieri, nel palazzo qui di fronte, il Palazzo della Canonica, è un intervento della scuola normale. Stiamo restaurando la facciata del palazzo che è stato concesso in uso alla scuola dalla Regione Toscana nel 2011. Ricorderete forse l'annuncio che fece il Presidente Rossi proprio qui all'apertura dell'anno accademico 2011-2012. L'edificio è destinato a ospitare l'espansione della nostra biblioteca e proprio il Presidente della Biblioteca, Claudio Ciociola, spetta ora di prendere il podio e gestire il seguito della giornata, in quanto è l'organizzatore del simposio Il futuro dei libri. Grazie.